Oggi, diciamo, la banalizzazione mediatica sulla crisi che è esplosa nel 2008 tende a rappresentare quanto è avvenuto come un fenomeno congiunturale, e invece non è così. Si tratta di qualcosa di più profondo, di più sistemico, e quindi occorre guardare anche velocemente, naturalmente, a qual era la situazione prima della crisi. Allora lì si vedono degli elementi abbastanza impressionanti di destrutturazione di modelli sociali che avevano garantito nei decenni precedenti sviluppo, distribuzione della ricchezza, benessere, crescita, diminuzione quantomeno delle disuguaglianze, eccetera. Il paradosso forse più grande degli ultimi 30 anni è che la più grande rivoluzione tecnologica dell'ultimo mezzo secolo, cioè la rivoluzione informatica, che avrebbe dovuto liberare gli uomini dal lavoro, che avrebbe dovuto portare a una riduzione della giornata lavorativa, gli Stati Uniti hanno coniato il termine di workaholic, cioè alcolizzati dal lavoro. Questo è un sistema che produce ricchezza e nello stesso tempo infelicità. Allora, la più grande, la più grande contraddizione poi che ci viene rappresentata da tanti studi, ma anche dalla cronaca giornalistica corrente, è la diseguaglianza sociale e la sua Passiamo alle perduranza. parole chiave che secondo lei possono Giustizia. raccontare il futuro. Giustizia sociale, redistribuzione della ricchezza, diminuzione dell'orario di lavoro, un nuovo assetto di organizzazione della società che non ritorni all'Ottocento come sta avvenendo oggi, ma che guardi davvero al futuro e all'avvenire, perché noi abbiamo i mezzi per organizzare una società più equilibrata e felice.